anche di qua, anche di qua, anche di qua, anche di qua, anche da questa parte. L'argomento che più di tutti mi ha spinto a tornare era questo senso di ineluttabilità della vittoria della destra, che stava marciando, sembrava ormai era fatta, si trattava soltanto di posticipare il più possibile il Red Azione, ma tanto la destra ormai aveva vinto, cose che io in questi mesi ho visto anche nell'atteggiamento di certi mondi già molto pronti ad avvicinarsi ai futuri vincitori. E invece io, siccome penso che non sia così, per due motivi. Il primo motivo è che il centrodestra in Italia è esistito perché di là c'è stato un federatore. E senza federatore il centrodestra non esiste in Italia, perché quel lavoro la fece Berlusconi di federatore. E oggi alle elezioni amministrative, dove città per città sta venendo fuori che non riescono a stare insieme, molto banalmente, perché? Perché quel centrodestra di ieri era tenuto insieme da Berlusconi, che aveva una capacità di tenere insieme cose diverse che i due capi di oggi non hanno. Perché i due capi di oggi hanno un'agenda uno opposta all'altra e quindi non riescono a stare insieme. E questa è la prima grande ragione. E poi c'è, secondo me, una grande ragione europea. In questi giorni a Roma c'è il vertice del Partito Popolare Europeo. Quel Partito Popolare Europeo che Romano conosce bene, perché il leader nel periodo in cui Romano fonda l'Ulivo era Helmut Kohl, di quella... Ed è evidente che il centrodestra guidato da Berlusconi non ha nulla a che vedere con la destra meloniana-salviniana di oggi, che non ha nemmeno quell'ancoraggio al PPE che aveva Berlusconi nel centrodestra dei 20 anni del bipolarismo che abbiamo conosciuto oggi.